dell'azione delle cellule cerebrali, causando la progressiva e a volte totale perdita di memoria. Calcio è offerto da Nuove Victors alle 18.45 sul Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera. Ore drammatiche a Vilnius. In questo momento un poligono di tiro appartenente al Ministero dell'Istruzione lituano è circondato dai parà dell'Armata Rossa che hanno intimato la consegna delle armi, minacciando l'uso della forza. Lo ha affermato un esponente del governo lituano. E poco fa c'è stato un incidente diplomatico tra USA e URSS. Due diplomatici statunitensi che si trovavano a Vilnius sono stati invitati a lasciare la Lituania entro 12 ore. Immediata la protesta del governo di Washington. Stessa sorte è toccata a due diplomatici britannici. Il presidente lituano Landsbergis prepara intanto la risposta all'ultimatum di Gorbaciov che scade domani. Tra 24 ore scade l'ultimatum di Gorbaciov annunciato ieri sera da Vrjemia. Il presidente lituano Landsbergis dovrà far sapere cosa è stato fatto per sopprimere la registrazione di volontari lituani incaricati della sorveglianza delle frontiere. In altre parole, dovrà dire se intende smetterla di reclutare un vero e proprio esercito lituano. L'aria a Vilnius si è fatta davvero pesante. Nei negozi sono spariti i generi di più largo consumo, segno che la gente si prepara al peggio. I mezzi militari, dopo avere ieri spettacolarmente quanto inutilmente attraversato la capitale, sono rimasti oggi nelle caserme più discretamente o a rafforzare postazioni industriali e di confine. Si diffondono notizie di diserzioni dall'Armata Rossa di soldati lituani. Per questo ha sentito il bisogno di intervenire anche Sergei Akromeyev, consigliere militare di Gorbaciov. Akromeyev ha ribadito che il ruolo delle forze armate sovietiche è quello di difendere la perestroica. Dal Parlamento di Vilnius oggi appello alle nazioni del mondo contro quelle che sono state definite le interferenze di Mosca. Allo stesso tempo Landsbergis ha ribadito d'essere pronto a negoziati con Mosca. Ma Gorbaciov non accetterà mai negoziati che per definizione si fanno con stati stranieri. Dialogo sì, dunque negoziati no, e la differenza è davvero sostanziale. E veniamo all'Italia. Il governo non intende ridurre i poteri dell'alto commissario per la lotta alla mafia. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, ascoltato dalla Commissione Antimafia sull'attività e le recenti vicende di Domenico Sica. Nessun dimezzamento per l'alto commissario. Andreotti lo ha detto chiaramente, difendendo il super prefetto e ridimensionando accuse e polemiche da più parti piovute su Domenico Sica. Se dobbiamo regolare con una nuova normativa l'alto commissariato non c'è nulla di male, ha aggiunto Andreotti.
ma indebolire in questo momento la struttura guidata da Domenico Cossiga equivarrebbe a non riconoscere la gravità del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata, ha insistito il capo del governo, che si è poi soffermato sulla questione delle intercettazioni telefoniche. Il presidente del Consiglio ha ammesso che si è posto un problema giuridico, ma non si può interrompere un'investigazione in corso. Sulla vicenda dei tre giudici che collaboravano con Cossiga, richiamati in servizio dal Consiglio Superiore della Magistratura, Andreotti ha mostrato perplessità. Prima il CSM aveva dato il suo pieno assenso, poi li ha revocati. Il caso di Maggio, approfondiremo le sue dichiarazioni, ma se sa delle cose le dica subito e senza guardare in faccia nessuno. La relazione di Andreotti è stata accolta duramente dai comunisti e dai radicali. Per il PC Violante ha detto che la situazione è oscura e confusa e l'incriminazione di Cossiga sa di faida. Così ha invece commentato l'audizione il presidente della Commissione Antimafia, Gerardo Chiaromonte. Io ho accettato la questione di occuparmi come commissione nel più breve tempo possibile, sentendo anche Gava ancora, il ministro dell'Interno, sulla proposta di avanzare in merito alla legge istitutiva dell'alto commissario e in merito agli indirizzi generali che deve avere l'azione di coordinamento delle forze e strutture dello Stato nella lotta contro la mafia. Il Presidente della Repubblica Italiana, Cossiga, ha ricevuto oggi al Quirinale il Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli e il Vicepresidente del CSM, Cesare Mirabelli. Al centro dei colloqui l'andamento del dibattito conclusosi ieri al Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione in merito all'iscrizione dei giudici ad associazioni segrete. La politica italiana, Rimini, seconda giornata di lavori della conferenza di programma socialista. Nel tardo pomeriggio il segretario Bettino Craxi si è incontrato con i comunisti D'Alema e Veltroni. Ancora segnali di disgelo dunque tra i due partiti, così come c'è stata una ripresa del dialogo con i repubblicani. Lesi Guglielmetti. La seconda giornata dei lavori della conferenza programmatica del Partito Socialista qui a Rimini si è sviluppata sui temi del riformismo, delle politiche sociali e dei giovani. In particolare oggi ci sono da segnalare gli interventi di Guentini, di Claudio Signorile e dei vicesegretari Tognoli e Di Donato. In particolare sui temi di politica internazionale si è soffermato il ministro degli esteri Gianni De Michelis. Ma l'attenzione di oggi è stata puntata soprattutto sull'inaspettato incontro tra Craxi e il segretario del Partito Repubblicano Giorgio Lamalfa. Un incontro avvenuto sullo stesso camper su cui un anno fa a Milano Craxi incontrò il segretario della Democrazia Cristiana Forlani. Domani ancora una giornata di interventi sulle tesi programmatiche, si parlerà di ambiente, di economia e di istituzioni. Ma la salsa vera e propria Craxi la verserà nella replica di domenica, una salsa che tutti auspicano più piccante. Tra pochi secondi l'appuntamento con le altre notizie della giornata. Noi siamo quelli che non moriranno mai. Non potevo continuare a vivere di vecchie poesie. Per questo, finalmente, ne ho scritte di nuove. Finalmente, il nuovo straordinario album di un grande cantautore italiano. 9 canzoni d'autore su disco, musicassetta e compact disco. Firmato Don Bacchi. E ne valeva la pena. Ognuna di queste due donne ha la giusta soluzione per combattere le rughe. Arrivano le prime rughe? Bisogna reagire. La crema Prime Rughe di Vichy è stata creata per le donne giovani e per combattere le prime rughe nel momento in cui si formano. Se il vostro problema è più grave, ecco l'altra anti-rughe di Vichy, la crema doppia azione. Sì, doppia azione, perché riduce la profondità delle rughe e rassoda la pelle con risultati visibili dopo 4 settimane. Creme anti-rughe di Vichy. A ogni età, la giusta soluzione. Anche in Mongolia è caduto definitivamente il regime a partito unico. Il Parlamento di Ulaanbaatar ha votato oggi un emendamento alla Costituzione che ha sancito formalmente l'abolizione del ruolo guida del Partito Rivoluzionario del Popolo, comunista, mettendo fine a un'egemonia che durava da 76 anni. La storica seduta del Grande Kural del Popolo, il Parlamento mongolo, è stata trasmessa in diretta e seguita in TV da centinaia di migliaia di telespettatori. Entro la fine dell'anno dovrebbero svolgersi in Mongolia le prime elezioni libere con la partecipazione di più partiti. Lo scenario europeo è ancora dominato dal tema dell'unificazione tedesca. È tornato a parlarne il cancelliere federale Helmut Kohl in un incontro con la Commissione europea di Bruxelles. Sarà
Dobbiamo fare il possibile, ha detto il cancelliere Kohl, perché nel 1993, a integrazione compiuta, la CE abbia 336 milioni di cittadini, vale a dire compresi quelli della Germania orientale. Nel ribadire la stretta interdipendenza tra Germania e comunità, Kohl ha affermato che l'unità tedesca farà da acceleratore, non da freno, all'Europa. Vedremo, ha aggiunto il cancelliere Di Bon, se le idee che portano all'unione politica della CE potranno essere già concretizzate nella conferenza intergovernativa prevista a fine anno sotto la presidenza di turno dell'Italia. Dalla Germania orientale intanto è stata annunciata oggi la candidatura del leader cristiano-democratico Lothar de Maizière alla guida del futuro governo. Secondo la Costituzione della RDT, infatti, spetta al partito vincitore delle elezioni designare il primo ministro che poi verrà eletto dal Parlamento monocamerale di Berlino Est. Il problema tedesco e in generale la situazione nell'est europeo sono al centro della conferenza speciale del Consiglio d'Europa aperta oggi a Lisbona. Ai lavori sono stati invitati anche i rappresentanti di 7 paesi dell'est, manca soltanto la Romania, la cui situazione interna viene giudicata dagli euro occidentali ancora troppo fluida. Da Lisbona, Bruno Socillo. A Lisbona la riunione straordinaria del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha avuto come tema dominante i rapporti est-ovest e non poteva essere diversamente. La conferenza di Lisbona è infatti il primo summit a livello europeo subito dopo il voto in Germania orientale. Nella capitale portoghese, come ha sottolineato il ministro degli esteri lusitano, Dedeus Peneiro, aprendo i lavori, si sono dati convegno 30 paesi europei. I 23 del Consiglio d'Europa, ai quali si aggiungeranno domani Unione Sovietica, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Jugoslavia e la Germania Est in veste di osservatore. Il Consiglio ha posto all'ordine del giorno la questione di tutela dei diritti umani e dei principi democratici che dovranno ispirare il nuovo corso dei paesi dell'Est. Ma è chiaro che in ballo c'è molto di più. E domani qui a Lisbona il Consiglio d'Europa affronterà la spinosa questione dell'Est. Saranno presenti alla riunione infatti i rappresentanti di alcuni paesi dell'ex blocco comunista. Nel Kosovo non c'è stata nessuna malattia infettiva e nessuna epidemia. È quanto afferma questa sera il ministro federale della sanità jugoslavo in merito al ricovero negli ospedali della provincia serba di centinaia di studenti di etnia albanese. Intanto continuano i casi di misteriose intossicazioni, così come gli incidenti tra la maggioranza albanese e le minoranze serba e montenegrina. Gli episodi di violenza più gravi sono avvenuti a Vucitrn, dove tra l'altro alcuni poliziotti dell'etnia albanese sono stati sospesi dal servizio per aver compiuto perquisizioni illegali. Si attenua la tensione in Transilvania tra la minoranza ungherese e i nazionalisti romeni che avevano dato vita nei giorni scorsi a gravissimi scontri etnici a Târgu Mureș. Un accordo è stato infatti raggiunto tra i rappresentanti del Forum Democratico Ungherese e la Vatra Romanesca, l'organizzazione di estrema destra accusata di aver provocato gli scontri. La minoranza magiara ha ottenuto il diritto all'insegnamento della lingua ungherese nelle scuole, si impegna però a rispettare l'integrità territoriale della Romania. Resta tuttavia teso il clima tra i governi di Bucarest e Budapest, che si sono scambiati nei giorni scorsi dure accuse. I fatti di Târgu Mureș avranno certamente un riflesso nelle elezioni di domenica prossima in Ungheria, le prime consultazioni libere dopo 45 anni. Ci vediamo tra pochi secondi per tutte le altre notizie del giorno. Qui, negli anni 20, Camillo Gancia faceva per sé e per gli amici uno spumante unico e speciale, Castello Gancia. Oggi noi Gancia, con lo stesso impegno, lo facciamo per voi. Castello Gancia! Una torta? Più soffice con il bicarbonato. Bicarbonato Solvay, una genialità. Mmm, crackers Motta, buoni tanti! E oggi, gran galà! Posate per due, come punti, tanti, pochi. Crackers, salatini, biscotti e pan croquet Motta regalano gran galà lancetti. A chi mangia Motta non restano solo le briciole. Falsiva. Don't fall for the above the belt gambit. Faciba jacket and you'll be a winner. L'America addosso. Faciba. Chi ama lo sport veste Faciba. Faciba.
Domenica notte alle 2 gli italiani dovranno spostare le lancette dell'orologio in avanti di 60 minuti. Torna infatti per il 25esimo anno di seguito l'ora legale, che resterà in vigore fino al 30 settembre 1990, giorni, 189 giorni, una settimana in più del solito. L'ora sta per arrivare. Dalle 2 di domenica notte tutti perderemo 60 minuti della nostra vita per recuperarli poi il 30 settembre. È l'ora legale, nata in Gran Bretagna e in vigore in tutta Europa, ma che i medici francesi vorrebbero abolire. Stravolgerebbe i ritmi vitali con conseguente stress psicofisico. In Italia più che alla salute si pensa ai 22 milioni di turisti in più che porta ogni anno l'ora legale. Ma tra i medici nostrani i pareri sulla proposta francese sono ancora molto controversi. Si può presumere che nei soggetti più fragili, per più fragili intendo soprattutto i bambini, l'adattabilità all'ora legale possa comportare all'inizio una maggiore irritabilità, un maggiore disagio comportamentale. Per lei è un'idiozia? Forse idiozia sarà un pochino troppo, però sicuramente non è una cosa che faccia bene, ma neanche che faccia male, perché un'ora è molto molto poco rispetto alle 24 ore della vita quotidiana. Un'ora è un rapporto abbastanza semplice da considerare come tempo quando andiamo in Inghilterra o quando andiamo in Russia, quindi sono dei meccanismi di compenso abbastanza semplici per chi viaggia. Sul tempo gli antichi avevano già capito tutto e per bocca di Eraclito dicevano pantarei, tutto scorre. Infatti state tranquilli che questa polemica sulle lancette ha senz'altro le ore contate. È stato reso noto il calendario delle vacanze pasquali nelle scuole italiane. Le vacanze inizieranno il 12 aprile in tutte le regioni, tranne che in Sicilia e Sardegna, dove le scuole chiuderanno rispettivamente l'11 e 13 aprile. La fine delle vacanze è fissata per il 18 aprile in Lombardia, Friuli, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il rientro è previsto invece per giovedì 19 aprile. E ora il consueto appuntamento con le notizie economiche. La settimana si chiude con un forte arretramento del listino alla Borsa Valori di Milano, in contrasto con le altre borse europee che hanno segnato forti rialzi. Piazza Affari ha risentito sia degli effetti ritardati del mini crollo di Tokyo di ieri, sia della situazione politica italiana. L'indice MIB ha chiuso con un ribasso dell'1,21% e si è fissato a quota 978 contro le 990 di ieri. Sul mercato dei cambi la giornata di oggi ha visto in primo piano il marco tedesco. La Banca d'Italia è intervenuta per il secondo giorno consecutivo a sostegno della divisa di Bonn. Al fixing il marco è rimasto quasi invariato rispetto a ieri a quota 736 lire e 43 centesimi. Nonostante la debolezza del marco, il dollaro ha mostrato ancora una flessione. La quotazione odierna è stata di 1.256 lire e 87 centesimi contro le 1.261 e 60 di ieri. Brutte notizie per i conti con l'estero dall'Italia. A febbraio la bilancia dei pagamenti è tornata in passivo. Il deficit è stato di 294 miliardi di lire contro un attivo del febbraio dell'anno scorso di 1.096 miliardi. Secondo i dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia, il saldo dei primi due mesi dell'anno resta comunque positivo. Ed è tutto. Vi lascio all'attualità sportiva di Stasera Sport. Buon proseguimento di serata e a domani. Domani